Tornano a protestare gli sfrattati di Via Calvi a Palermo che per circa un'ora hanno occupato gli uffici dell'assessorato alle politiche sociali in Via Garibaldi per rivendicare il diritto alla casa. A sintetizzare il loro pensiero uno slogan dal sapore amaro e provocatorio scritto su uno striscione: Palermo capitale europea dell'emergenza abitativa 2013. Abbiamo fatto un colloquio ora con l'assessore Ciulla. Ci ha risposto che non c'hanno strutture popolari dove possano, diciamo, svincolare un po' la situazione su tutti i cittadini che abbiamo di bisogno di un tetto. Lanciano strali gli sfollati di Via Calvi contro il sindaco Orlando e l'arcivescovo Romeo, che hanno incontrato dopo aver occupato un palazzo di proprietà della Curia in Piazza Verdi. Ieri abbiamo avuto anche l'appuntamento con il cardinale e ci ha dato come risposta che non hanno beni dati alla Chiesa, non ce ne sono. E noi al Papa gli abbiamo scritto una lettera al Papa. Il cardinale ha letto la lettera e ha detto, dice, che noi siamo bugiardi. Quindi è stato un confronto duro. Ci ha delusi di più delle altre persone. Ad unirsi a loro anche un gruppo di giovani del centro sociale Anomalie ed alcuni operai GESIP. Insieme annunciano mobilitazioni eclatanti. Chiediamo intanto che ci sia un blocco degli sfratti, dopodiché chiediamo che ci sia un riutilizzo di tutte le strutture pubbliche a fini abitativi e accanto a questo che ci sia un censimento degli immobili sfitti e che si agisca nella logica di far sì che tanti immobili sfitti vengano utilizzati per risolvere il problema dei senza casa in questa città.